E ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi non è un video di viaggio, ma vi voglio far conoscere quello che è il mio robot tagliaerba per la casa. Io sono sempre stato appassionato del marchio Ambrogio. Avevo prima di questo nuovissimo Ambrogio 4 Elite un altro robot sempre della Zucchetti Sistemi che mi aveva mandato lo scorso anno. Era un L35 Deluxe rosso, bellissimo, però quest'anno hanno deciso di aggiornarmi il robot tagliaerba e di propormi di passare a questo qui. È la nuova versione, la linea 4.0 Elite, è una linea molto più professionale di quello che avevo prima e ha un sacco di caratteristiche in più che oggi voglio far conoscere, perché anche se magari questo non è proprio un video a tema viaggio, ma per le persone che viaggiano molto e sono abituato a stare tanto tempo fuori casa, avere un robot come questo qui sicuramente vi renderà la vita molto più semplice, proprio perché taglia l'erba da sé in modo autonomo, lo potete programmare via app e vi fa un sacco di cose che vi faranno risparmiare sicuramente un sacco di tempo. Con l'app Ambrogio Remote disponibile su Google Play e Apple Store, interfacciandosi con il modulo ZCS Connect, riuscirete a connettervi ed interagire con il vostro robot ovunque e in semplicità. Potrete anche impostare i profili degli orari di lavoro del proprio robot tagliaerba, verificare la geolocalizzazione del robot, isolare o far lavorare il robot in specifiche zone del giardino, monitorare lo stato del robot e ricevere alert quando esce dal giardino tramite la funzione GeoFence Alarm. Grazie alle funzioni Go Home e Work Now è possibile anche forzare il rientro alla stazione di ricarica e il lavoro nel giardino. Quindi, come vi stavo appena dicendo, è veramente utile avere un robot da giardino, perché quando tornate da lunghi viaggi, che magari l'erba nel mentre è cresciuta tanto, soprattutto in primavera, allora è molto comodo non avere, diciamo, quell'assillo mentale di dover perdere un sacco di tempo nel tagliare l'erba, soprattutto se avete dei giardini abbastanza consistenti. Qui per esempio non è grandissimo, ma siamo sempre sull'ordine di 2000 metri quadri, quindi è davvero fondamentale prendere le precauzioni giuste per non dover poi perdere un sacco di tempo nella cura del manto erboso. Di questi robot qui, sempre della linea 4 Elite, che è quella che mi è stata data in prova a me, naturalmente ne esistono altri tre sottotipi di cui cambia la batteria. Questo qui dovrebbe essere quello meno potente, nel senso che ha la batteria che riesce a coprire tranquillamente fino a 2200 metri quadri, che è, diciamo, la taglia giusta che si presta per questo tipo di giardino. Se il giardino fosse un pochino più grande, a questo tipo di robot andrebbe messa una batteria un pochino più capacitiva, che riuscirebbe tranquillamente a fare, diciamo, delle sessioni di taglio un pochino più lunghe. Però queste cose qui poi ve le dicano i tecnici Zucchetti una volta che fanno il sopralluogo e controllano, diciamo, quello che avete a disposizione come termini di giardino. Adesso io mi sono portato con me questo fogliettino dove ci sono un po' le specifiche, in modo da essere preciso e dirvi esattamente i dettagli di questo tipo di robot, come lavora in modo il più preciso possibile. Allora, vi posso già dire che comunque ha una batteria al litio, in questo caso qui da 5.8 A, quindi veramente potente, veramente interessante. Riesce a lavorare per circa 2 ore e 45 non stop, quindi diciamo che in un giardino di 2000 metri quadri, se lo fate lavorare per una volta al giorno, 2 ore e 45 è più che sufficiente. Magari non serve neanche che lavori tutta la settimana, lo potete magari programmare per farlo lavorare 3-4 volte la settimana. Riesce, a differenza del vecchio modello, a superare delle pendenze fino al 45%, quindi pensate se magari avete un giardino un po' in pendenza, avete una casa in collina, questo robot qui è veramente fondamentale averlo, perché vi riesce a coprire delle pendenze non indifferenti, ecco, diciamo dal 35 al 45%. Naturalmente questo qui ha la modalità di ricarica via contatto, quindi dietro ci sono diciamo una parte che va a contatto con la base di ricarica e si ricarica, veramente molto funzionale. Il piatto lame è diverso dalla versione che avevo io nell'L35, dove c'era una lama stella. Qui è una lama fatta in un modo un pochino diverso,
dove praticamente è composta da circa 6 piccole lamette che girano molto velocemente. Allora, come vedete, questo è il piatto taglio, vedete come gira? E nel caso lo dobbiate cambiare, ok, basta svitare queste 4 viti qui e lo cambiate. Poi il sistema autopulente appunto è veramente semplice e quindi guardate qua, lo mantiene sempre pulito e molto funzionale. Un'altra cosa che è stata migliorata su questa linea professionale è veramente appunto il fatto che ha anche questa parte qui davanti, dove praticamente se c'è una collisione con un oggetto il robot torna indietro, e quindi non è un problema che usiate per esempio il robot anche in una famiglia, in un giardino dove ci sono dei bambini o degli animali. Questa cosa qui è veramente importante e Zucchetti ci sta davvero attento, quindi viene curato, diciamo, tutti i dettagli anche in termini di sicurezza. Nella parte dietro del robot c'è un display interessante dove si può interagire molto velocemente se non si vuole accedere tramite l'app. Anche dal display posteriore potete cambiare appunto l'altezza di taglio, potete decidere su quale zona poter far lavorare il robot, potete decidere da che ora a che ora, quindi lo potete programmare anche da dietro. Questa cosa qui non era possibile con, diciamo, i robot di fascia più bassa. Questo qui siamo già su una fascia veramente professionale e in effetti si vede. Allora, poi come vedete da questa parte qui potete accedere alla parte posteriore di controllo, naturalmente potete decidere l'altezza di taglio, potete decidere quando farlo tornare alla base. Ci sono un sacco di parametri, vedete, anche il modulo GSM, bloccarlo, rimpostare la base, potete decidere quanto farlo lavorare e magari per quanto tempo, vedete, carica fino a il giorno e la determinata ora. Qui potete decidere un sacco di cose, è molto funzionale. Naturalmente tutte le cose che potete decidere da questa interfaccia le potete anche decidere dall'app in modo molto 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 più intuitivo. Un'altra cosa importante di questo robot appunto è anche la possibilità di avere questo snodo qui. Questo snodo qui è, diciamo, proprio fondamentale perché fa sì che il robot si adatti ad ogni pendenza del giardino, ma anche se ci sono delle piccole buche, ok? E quindi è stato pensato proprio tutto in modo efficiente perché si adatti e non rimanga neanche bloccato, diciamo, in qualche buca del giardino. Poi tra l'altro è veramente una peculiarità dei robot della Zucchetti che hanno queste ruote gommate, che non è una plastica dura ma sono una gomma soffice che ha una trazione incredibile sul terreno, quindi che l'erba sia bagnata, che trovi una parte magari di vialino che è fatta in porfido o una parte di mattonelle che sono bagnate, non slitta e ha una trazione incredibile che lo fa andare avanti senza essere, diciamo, senza arrestarsi mai. Per quanto riguarda le ruote, vedete quello che vi dicevo, guardate qui. Queste qui sono ruote, diciamo, vuote, nel senso che non c'è una camera d'aria. Però questo fatto di essere così flessibili, così gommose, fa sì che abbiano presa veramente ovunque. Quindi se il prato è un prato bagnato, se nel fare il taglio del bordo passa sopra delle mattonelle bagnate, passa sopra del porfido, diciamo, la massima trazione è sempre garantita. E questa cosa qui è fondamentale. Naturalmente anche in questo modello qui, come negli altri della linea Zucchetti, ma soprattutto nella linea Elite Ambrogio, c'è un modulo GSM, un modulo Bluetooth, quindi naturalmente è tutto configurabile tramite l'app. L'app veramente funziona molto bene e negli anni è stata veramente aggiornata e migliorata tanto, quindi magari i primi anni l'app poteva bloccarsi, adesso è veramente funziona senza nessun problema. E la cosa interessante appunto è che c'ha questo modulo GSM dove il robot vi manda una notifica se, per esempio, che ne so, inizia a piovere o che ne so, magari si è ribaltato per qualche motivo o se no ha trovato un ostacolo inaspettato sul percorso e quindi si dovesse bloccare, vi arriva l'app sul telefono e quindi è comodissimo da questo punto di vista. Inoltre c'è anche la possibilità di attivare il geofence, quindi in pratica tramite GPS delineate, diciamo, quello che è il recinto del vostro giardino, e se il robot viene spostato fuori da questo recinto o entro un limite
da questo recinto, da un malintenzionato che magari lo vuol portare via, vi arriva la notifica anche in questo caso, e quindi è veramente importante, è veramente sicuro. Il robot è dato con 6 anni di garanzia. Il mio consiglio naturalmente è sempre quello di fargli un controllo annuale, magari durante il periodo invernale, dove lo portate da chi ve l'ha venduto, dove ve lo pulisce tutto, fa un oleaggio di tutti gli ingranaggi, ve lo ritiene diciamo a nuovo, e poi magari ve lo riconsegna in primavera, quando realmente poi l'erba inizia a crescere, ecco. Quindi magari il consiglio che vi posso dare è di non tenerlo attivo tutto l'inverno, perché non avrebbe senso, visto che poi l'inverno l'erba smette di crescere, si possono formare delle grosse pozzanghere nel giardino, e lo tenete diciamo da una parte e lo riniziate a usare in primavera. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, sia stato interessante per voi. Naturalmente, come vi ho detto prima, questo non era un video a tema viaggio, ma è un video in particolare per tutte le persone che viaggiano e che hanno un giardino a casa, perché un oggetto del genere vi renderà la vita davvero semplice. Lo potete comandare da remoto, potete fare tutto da remoto, e una volta che tornate a casa potrete dedicarvi a tutti gli hobby che volete, senza dover considerare di perdere magari mezza giornata per tagliare il prato, ok? Quindi questo è veramente fondamentale, soprattutto per una persona che sta tanto all'estero o sta tanto fuori casa per lavoro o per viaggio. Mi raccomando, condividete il video con le persone a cui pensate possa essere utile, e mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, perché cerco sempre di aggiornarvi e portarvi contenuti interessanti, ok? Noi ci vediamo molto molto presto in una nuova avventura, sempre qua sul canale.